Mi chiamo Carla Monteleone, faccio la contadina. Qui ci troviamo in questo posto che è un bene confiscato alla mafia, nella provincia di Palermo. Recentemente abbiamo cambiato l'ordinamento culturale di questa azienda per un po', aderire meglio ai cambiamenti climatici e anche alle situazioni contingenti che ci sono. La strategia che noi stiamo sperimentando è quella, cioè di creare con la crescita delle piante un ambiente totalmente autosufficiente, che non abbia bisogno di nessun input, pochissima irrigazione, solo di soccorso, diminuire le concimazioni perché più stimoli le piante, più poi se non hanno l'acqua, ci sono 50 gradi e stai solo massacrando. Quindi bisogna, insomma, ridisegnare tutta l'idea dell'agricoltura che si aveva 50 anni fa. Proteggiamo un poco i broccoletti. Attenzione, che c'è pieno di cose che coltiviamo. Questo lo raccolgo. Però sono tutte disseminate qui. Quindi non so se poi Eccola. le trovate. Sì. Madonna. Cioè, bellissima. Io sono Enrico Milazzo, sono attualmente un postdoc all'RCA Royal College of Art di Londra. Facendo ricerca di campo sostanzialmente sull'agrobiodiversità, mi sono molto presto imbattuto nella cooperativa Noe. Già assolutamente c'era un percorso di ricerca sia in ambito orticolo che frutticolo sulle varietà locali, con l'idea che chiaramente queste varietà fossero in grado di richiedere meno lavoro, richiedere meno input energetici al suolo, alla pianta, mantenere anche forse, se si può dire, rinegoziare gli standard produttivi che un'agricoltura normale dovrebbe avere, così come rinegoziare la fatica che un'agricoltura normale dovrebbe richiedere, quindi vuol dire anche ovviamente un'agricoltura con meno sfruttamento o con nessuno sfruttamento, del lavoro umano, insomma. Quindi poi penso che all'interno di questa ricerca, di questa cornice, ci siamo trovati nel fondamentalmente appoggiarci a vicenda per provare, cercare vecchie varietà, nuove varietà che fossero utili alla realizzazione di progetti agroecologici come quello che c'è qui alla Noe. Per cui poteva darsi che Carla mi menzionasse un pomodoro che si ricordava o che aveva sentito, oppure che mi mostrasse un tipo di pianta che già stava coltivando e che io non conoscevo. Questo poi significava che io nei miei viaggi di ricerca potevo o trovare il seme che lei mi aveva chiesto o portare in giro i semi che lei mi aveva dato. Penso che lì si attui uno dei principi sicuramente dell'agroecologia, che è quello di immaginare e di usare sementi autoriprodotte dagli agricoltori e dalle agricoltrici, dai contadini, per un motivo sostanzialmente. Le piante debbono contare sul mutualismo con le altre specie. Voglio dire, una semente autoriprodotta non può che contare sui propri esudati vegetali e sulla capacità di cercare alleanze nel suolo. Una semente riprodotta in laboratorio o in serra è chiaro che non si basa su questi principi perché abita e si riproduce in un ambiente controllato. Quindi una semente riprodotta in pieno campo con questo tipo di coltura, anno dopo anno, non può che basarsi su questo, sull'alleanza. Un'altra zucchinata, sì. guardatela. Sì. Esatto. Vabbè, andiamo allora. Di qua Qua c'era forse ci sono quelli quelli gialli? gialli. No? Eccoli. Allora, Terra Terra nasce come progetto che porta insieme l'agricoltura, l'arte e l'attivismo.
Il nostro approccio è sempre intersezionale. Noi vogliamo guardare le problematiche, ma non isolarle dai contesti in cui si muovono. La parte dell'arte si esprime in progetti artistici che facciamo noi stessi, oppure anche in mostre che noi curiamo, spesso insieme alla curatrice Laura Breitschmidt, che insieme troviamo delle artiste o artisti che si occupano di tematiche molto vicine alle nostre. Noi abbiamo questo spazio in centro città dove poi possiamo permettere alle persone a mostrare il loro lavoro, performances. Poi la parte attivista è un pochettino ovunque. Noi proviamo a non solo fare una cosa che punti verso l'ecosostenibilità, verso l'agroecologia, ma anche rifletti su altri aspetti. E per noi, se si parla di semi, spesso si parla anche di difficult heritage. Io prendo un po' di peperoncini da seme. Le piante alimentari che arrivano fino ad oggi hanno una lunghissima storia che riflette nel bene e nel male la storia umana. Un esempio che abbiamo studiato particolarmente sicuramente è la melanzana rossa etiopica. Oggi è conosciuta come melanzana rossa di Rotonda, il nome scientifico è Solanum etiopicum, quindi già da questo nome si può intuire, sospettare la sua origine. Nonostante sia narrata come oggi semplicemente in modo, come dire, molto banale, semplicistico, come una delizia locale, noi abbiamo man mano scoperto il fatto che questa melanzana è stata portata in Italia dai soldati reduci dalla prima campagna coloniale in Etiopia. Per noi la coltivazione di questa pianta significa iscriversi nella tradizione di questa coltivazione con tutte le sue problematicità, però allo stesso tempo creare momenti in cui si prende consapevolezza di quella storia e occasioni anche per parlare del passato coloniale italiano, che è sempre una pagina piuttosto grigia, semplificata, banalizzata, minimizzata, sempre sotto lo stereotipo di italiani brava gente. Vuoi fa? Sì. Anche quelli giovani prendi. Spesso la gente ci chiede, ok, ora voi provate a rinominare queste varietà, però come ce la fate, come l'impact qual è? E riflettendo specialmente l'anno scorso su questa, abbiamo sviluppato questo progetto che si svolgerà questo anno, che si chiama Critical Seeds of Resistance, che è un progetto che porta insieme di nuovo l'agricoltura, l'arte e l'attivismo tramite varie forme. E soprattutto al centro di questo progetto ci sta la Transnational Critical Seeds Library, che è una seed library decentralizzata che noi iniziamo insieme a varie seed saving realities internazionali. E questa seed library si suddivide in quattro categorie, di cui una è legata al difficult heritage, perché il difficult heritage in sé non è una forma di resistenza. Questi semi, solo perché loro sono legati a storie di colonialismo o di razzismo, non sono atti di resistenza, ma il momento in cui si prova a raccontare queste storie diventa un momento in cui questo possa essere un momento di resistenza. Sì, diamo i benvenuti e benvenute. Oggi è una serata abbastanza speciale perché affronteremo varie tematiche tutti insieme. Questa serata è destinata a parlare dell'agricoltura in Sicilia e delle problematiche legate a questa. Oggi è la prima occasione in cui portiamo davvero tutti insieme. Il nostro modo di questo progetto, del nostro duo Terra Terra, è che portiamo insieme l'arte, l'agricoltura e l'attivismo. Le nostre pratiche sono sempre nate con un intento relazionale. Per noi la sfida più importante infatti era stata proprio mettere insieme e far incontrare il mondo dell'arte contemporanea e il mondo dei farmers, degli agricoltori e delle agricoltrici, che non è stato assolutamente facile, perché è chiaro che sono mondi abbastanza separati. E per quanto riguarda invece la questione della transnazionalità, è chiaro che noi
facciamo delle pratiche locali che però hanno risonanza in tante altre pratiche di altri collettivi, di altre realtà. E questo, l'idea del confronto continuo con queste diverse realtà che si trovano in altri luoghi, che però affrontano spesso problematiche comuni, che sono legate spesso al climate change, spesso alla questione dei semi da salvare. Alla fine posso dire che vi sono delle problematiche che accomunano in varie parti d'Europa e del mondo le comunità che vogliono intendere il rapporto con le piante alimentari e con l'agricoltura in un certo modo. E questo confronto ci ha molto aiutati, sia sul lato della coltivazione, sia sul lato dello sviluppo delle nostre pratiche artistiche e sul tipo di progetti che selezioniamo e scegliamo a cui dare voce all'interno della Terra Terra Lab.